Trump's the motherfucker. Bella ragazzi e bentornati sul mio canale. Siamo tornati con un nuovo episodio della carriera giocatore con Dybala. L'ultimo episodio vi è piaciuto tantissimo, quindi ragazzi superiamo i 200 like. E mi avete consigliato tantissimi di... Allora, innanzitutto entriamo perché non siamo neanche entrati. Comunque, mi avete consigliato di rimuovere la lista prestiti e andare in... direttamente in lista trasferimenti, provando a chiedere direttamente la lista trasferimenti. Tanto ho sbagliato mille volte. Quindi ritira il prestito, andiamo avanti giocando questa partita e poi vedendo le offerte se ci arrivano sicuramente. Anche perché mi avete detto che c'è stato l'interessamento della Juventus, quindi potrebbe confermarsi la realtà. Intanto giochiamo contro questo Sunderland subito. Mike Rock e Dybala sono pronti. Eccoci tornati al Renzo Barbera, amici. Palermo Sunderland, questa è un'amichevole. Si gioca. Ah, mezza via, attenzione. Adesso Morganella può metterla dentro. Attenzione a Mike Rock. Si divora il gol, amici. Si divora il gol. Attenzione a Cedric. Può metterla dentro. Cedric ancora. Numero, la mette ora. C'è Graham tutto solo. Si divora l'1-0. Allora Lazar può metterla dentro. Attenzione, Lazar va al cross in mezzo. Mike Rock ancora. Si divora il gol, ma forse è calcio d'angolo. Cambio, fuori Dybala, dentro non si sa chi, raga. Ci ha sostituito, quindi simuliamola. Tanto era anche un'amichevole, non ci interessava, ma era giusto per tenere i muscoli caldi. Allora, andiamo a vedere se avanzando c'è qualche novità, raga. Avanziamo e skippiamo subito, stoppiamo, perché dobbiamo metterci in lista trasferimenti. Allora, il mio giocatore, le mie azioni. Allora, vedi offerta della Samp, questa la rifiutiamo così così non dovrebbero più, diciamo, contattarci. Stoppiamo di nuovo. Siamo a inizio agosto, quindi raga, vediamo. Allora, Paolo, ho esaminato la tua richiesta di essere nell'elenco dei cedibili in prestito, ho deciso di respingerla. Quindi in prestito va bene, non vuole più il nostro mister. Quindi andiamo di nuovo alle mie azioni. Ritira richiesta di prestito X. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Vediamo, interrompiamo. Ai, triangolo. Offerta per prestito, ma io ho tolto il prestito. Però vabbè, ci arriva un'offerta dal Elche FC. Rifiuta e vado avanti. Bisogna richiesta dell'elenco cedibile, prestito, respingere. Ma io non voglio andare in prestito. Cioè io vorrei andare a titolo definitivo, come mi avete anche detto voi, raga. Vai, dati a titolo definitivo. Qua non ci arriva nessuna segnalazione, quindi andiamo avanti. Dybala andrà a giocare in prestito? Non penso proprio. Non penso proprio, andiamo avanti. Allora, triangolo. Offerta per il prestito, ancora. Celta Vigo. Direi proprio di no, il Celta Vigo, non mi ci vedo. Cioè raga, non ci vogliono togliere dall'elenco, ma stiamo scherzando. Cioè, ma avete detto tati, togliti dall'elenco dei... Ritira cazzo, non voglio andare più in prestito. Voglio andare a titolo definitivo, se si può. Allora, intanto lì vedo una partita di Europa. Non so cosa sia. Vediamo, interrompiamo. Allora, ci è arrivata un'altra offerta sicuro. Boh, raga, offerta per il prestito dall'Almeria. Almeria o Almeria, non so, raga. Io non vado in Spagna, sì, ma non per quello. Gioca partita. Che palle, cioè, vorrei simularla, non si può. Ok, raga, sempre Barbera, amichevole, vediamo di vincere. Mike Rock ci vede molto bene. Mike Rock, Dybala, nulla. Col destro non va. Dybala accelera. Velocissimo. Dybala. Mezza due. Se ne va. Dybala. Facciamo l'altruista. Nulla. Attenzione al tiro. Ribattuto. Attenzione a Fere. Gol. Arriva il gol. 1-0. Arrivato il gol. Allora, raga, da qua dovrei metterla in gol. Invece no. Attenzione, la palla è lì.
palo di Mykonos, raga, incredibile. Accelera Dybala, velocissimo. Dybala, ancora lui, Dybala, può metterla dentro. Dybala la mette ora, attenzione. Nulla da fare, però la palla è lì, attenzione, porta il tiro, l'ha ancora lì. Può tirare, invece no, raga, incredibile. Mamma mia, che passaggi, raga. È finita 1-0, abbiamo perso, raga, ma non so per che coppa era, sinceramente. Ho visto una coppa, ma boh. Partita brutta contro l'Inter. Ma che squadra è pure? Boh, abbiamo perso contro una squadra che l'Euroleague era. Cioè, non so se era l'andata, ritorno, non so, cioè, raga, non so sinceramente cos'era, anche perché sono concentrato per il calciomercato, però vabbè. Vediamo. Al massimo c'è il ritorno, se era per l'Europa League. Quindi andiamo avanti e vediamo. Siamo ancora ovviamente ad agosto. Vediamo. Sì, era per l'Europa League allora, raga. C'è il ritorno. Io ho sottovalutato quella partita. Raga, non ci vogliono togliere dal mercato, incredibile. Ci arriva un'offerta dal Bologna, ovviamente non andiamo in prestito al Bologna, piuttosto rimango al Palermo. Le mie azioni, richiesta, ritiro la richiesta. Avanziamo e poi prossimo episodio giochiamoci quella partita di Europa League molto importante. Non pensavo che eravamo entrati nell'Europa League o comunque nei gironi, raga. Quindi dobbiamo vincerla per quella partita e andare avanti. E poi rinizia il campionato. Allora, vediamo intanto un'altra offerta che arriva sempre dal Bologna. Rifiuta e basta, mi sono rotto del Bologna. Proviamo di nuovo a toglierci dalla lista prestiti. Non riesco più a togliermi, non si sa perché. Ma a capire cosa è successo. Andiamo avanti e la prossima la giochiamo insieme a voi con un altro entusiasmo, anche perché non pensavo sinceramente fosse una partita importante. Per questo episodio è tutto, ragazzi. Io spero che vi sia piaciuto. Non arrivano offerte interessanti. Non riusciamo a toglierci dal prestito, o se c'è qualche metodo ditemi come si fa. Noi ci sentiamo con un prossimo video. Spaccate like, iscrivetevi, perché se no siete che bordo. Datatene tutto. Bella.